Abbiamo qua con noi Massimo Corvo. Chi è Massimo Corvo? Forse la sua apparenza vi dice poco, ma la sua voce, ecco, già avrete capito, la sua voce dice tantissimo. È uno dei più grandi doppiatori italiani. Per fare qualche nome, doppia Tom Sizemore, Forest Whitaker, è il doppiatore che ha preso in carico il difficilissimo peso di fare Stallone dopo Ferruccio Amendola, è il doppiatore di Jeff Bridges e, guarda caso, quello di Vin Diesel. Allora, io a te voglio fare subito una domanda. Tu sei uno che doppia moltissimo gli eroi d'azione. Sì. E Vin Diesel è uno, insomma, dei più imponenti. Cosa lo differenzia per quanto riguarda la voce dagli altri? Che lavoro diverso fai su di lui? Guarda, io sono rimasto subito colpito dalla prima volta che l'ho doppiato, era Pitch Black. E, assolutamente lui è uno di quegli attori che ha la voce che gli viene dal di dentro. È un po' come il mio lavoro d'attore, insomma, vabbè, un po' diverso. E quindi è stato molto importante seguirlo per quello che lui è. Il doppiaggio è una cosa molto semplice in realtà, anche se è difficile. È semplice perché noi dobbiamo creare una fotocopia italiana di quello che è un lavoro già fatto. Quindi il doppiatore non è un inventore, non è un attore che crea, può rendere in italiano anche creando alcune intonazioni, alcune cose, però deve soltanto essere al servizio di un attore che ha già fatto un lavoro. Ecco, in questo senso, quanto poi tu cerchi di imitare il suo tono, imitare la sua voce, quanto invece c'è proprio di tuo, il tuo lavoro? No, l'imitazione è un'altra cosa, l'imitazione era Alighiero Noschese, erano... insomma tanti altri di oggi bravissimi, Marco Re eccetera. No, è soltanto è un po' come un registro di tonalità, di corde. Cioè Vin Diesel ha delle tonalità che sposano bene con le mie e quindi cerco di usare i toni che lui usa, tutto qua. Poi sembra tutto così un po' superficiale, ma in realtà c'è un lavoro di nervi sotto del doppiatore che non appare, ma di fatto poi è stancante, insomma, seguire una montagna del genere, ecco. Ecco, allora, per tutti quelli che poi si troveranno a vedere il film, ovviamente doppiato, ci sono stati dei momenti particolarmente difficili, delle scene che magari avete dovuto rifare più volte perché erano particolarmente difficili dal punto di vista del doppiaggio? Sì, io ad esempio odio le scene portate, cioè le scene dove devi dare degli ordini, devi lanciare la voce, devi urlare, devi fare, anche perché lui non lo fa, lui in originale rimane sempre con questo tono molto, molto basso. E quindi c'è, per non snaturare, però bisogna trovare sempre un compromesso con quello che poi sarà il mixaggio del film, perché si rischia sempre che poi la voce in italiano non si sente. Ecco, queste sono un po' le scene difficili, per il resto lui è veramente un piacere da doppiare. Come mai è più facile di altri? No, non è che è più facile, è quell'attore che con un tono riesce a mandare avanti tutto un film, ma non sto dicendo che è monotono, assolutamente, è un tono che sposa esattamente con i personaggi che lui interpreta. Senti, una curiosità da ignorantone del doppiaggio: quando, e capita frequentemente nei film con Vin Diesel, ci sono delle scazzottate, le espressioni di dolore, sono tuoi o suoi? Sono miei in linea di massima. Poi se ci sono già nella colonna musica effetti, ci sono già i versi, gli urli, le cose fatti da loro in originale, non li facciamo, però il 90% delle volte facciamo tutto quello che loro fanno. Senti, ma in questi anni, tu hai cominciato da Pitch Black, quindi un bel po' di tempo fa per quanto riguarda la carriera di Vin Diesel, in questi anni è cambiata la sua voce o è cambiato il modo in cui tu l'hai doppiato? Perché so, magari invecchia, magari ingrassa. La mia voce? No, il modo in cui tu moduli la tua voce per doppiarlo, l'hai dovuto cambiare o è sempre comunque fisso? No, sicuramente è cambiata, è un po' uno strumento, a forza di suonarlo, a un certo momento va un po' registrato, va rivisto, vanno sistemate un po' le varie chiavi interne eccetera. Visto che il mio tipo di carriera
si è un po' impostato su personaggi che non ti regalano niente, nel senso che urlano, che strillano, che soffrono. Anche la mia voce è andata dietro a tutto questo. Una stupidaggine. Pietro Gamba di Legno, Pete, io lo doppio da 26 anni. Ti assicuro che è stata una bella fatica, perché un personaggio che è sempre incazzato, però alla fine sei, insomma, e quindi anche la voce si è abbassata. Senti, ma tu possiamo dire che forse in Italia sei quello che lo conosce meglio di tutti come attore, comunque che l'ha studiato più di tutti sicuramente a Vin Diesel. Secondo te che tipo d'attore è, cioè rispetto agli altri, al suo livello comunque, è vero quando si dice che in realtà è un attore d'azione, ha fatto quel film con Sidney Lumet, Prova a incastrarmi, così come un caso, oppure è veramente un grande attore che potrebbe fare anche film più impegnati? Ma assolutamente lui è un attore preparato, non è un attore improvvisato come spesso ne vediamo, non parlo dell'America, parlo del nostro paese. Ad esempio io l'ho doppiato in Missione Tata. Missione Tata lui era brillante, era sempre Vin Diesel, però era proiettato in una situazione brillante, quasi comica, a fare da babysitter a 6-7 bambini, adesso non me lo ricordo. Quindi assolutamente è un attore che può fare più cose, come gli altri, come spesso mi succede con Jean Renault o con altri. Non fanno solo una cosa loro sono attori e fanno tutte le varie parti che vengono fatte. Poi sicuramente lui emerge in Riddick, in Babylon, cioè in personaggi che gli appartengono, che lui si è in qualche modo inventato, perché da quello che insomma so produce, e quindi sicuramente se li disegna, ed è un grande, ecco, questo devo dire. L'hai mai incontrato? No, spero di incontrarlo stasera e mi farebbe piacere, insomma, conoscerlo. E che gli dirai? Non portare troppo la voce, non lanciare troppo. No, gli faccio solo dei grandi complimenti, perché da quello che so lui molte cose non le fa in controfigura, quindi è veramente un grande, ecco. Ti ringrazio moltissimo, ti lascio... Dalle urla credo che qualcuno è arrivato. Okay. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao.